14° Forum Nazionale del Sostegno a Distanza, in programma venerdì 21 e sabato 22 febbraio a Roma, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Camera dei Deputati. Sono intervenuti Vincenzo Curato, la Presidente Forum Santa, Carlo Borgomeo, Fondazione Con il Sud, e la Dottoressa Renata Monda, Vice Segretario Generale della Provincia di Napoli, ente che dal marzo 2013 ha assunto la Presidenza di ELSAD, Coordinamento di Enti Locali per il Sostegno a Distanza. La manifestazione ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e l'adesione del Presidente della Repubblica. Dottor Curato, venerdì e sabato incontro a Roma, il 15° Forum SAD, sì. Incontro nazionale con tutte le associazioni, di che cosa si tratta? Sì, anzitutto voglio dire che ci sarà una grossa partecipazione di associazioni del Sud, non solo perché si fa a Roma, ma perché c'è stato un programma di lavoro che abbiamo svolto anche insieme agli enti locali, con le associazioni del territorio, anche quelle che non si conoscevano. Si parla di come sviluppare la solidarietà e come fare che questa solidarietà diventi benessere anche per noi. Come superare le situazioni di difficoltà che hanno non solo i cittadini immigrati che arrivano in Italia, ma anche italiani che vengono impoveriti dalla crisi e che subiscono delle discriminazioni perché perdono il lavoro, perché sono donne con figli rimaste da sole o per tante altre situazioni. Il sostegno a distanza ha dato le risposte a queste situazioni nei vari paesi, li può dare anche in Italia. Dottore Borgomeo, l'importanza della partecipazione della sua fondazione, Noi con il Sud, a questi progetti attivati da Forum SAD? Rientrano nel sostegno che noi diamo alle reti di associazioni di volontariato. Hanno presentato un programma già nel 2011, l'abbiamo finanziato, poi in quello successivo abbiamo anche sostenuto la loro iniziativa. Il primo progetto da loro presentato si è concluso, il secondo è in fase di attuazione. Abbiamo visto che lavorano molto bene, la logica è quella proprio della Fondazione Con il Sud, e cioè sostenere tutti i processi, le iniziative, i soggetti che fanno rete contando e promuovendo la solidarietà.